Provengo da un paese dell'entroterra alpino. Sono india dal 1992. Venni assegnata immediatamente dopo l'assassinio dei giudici Falcone e Morvillo e degli uomini della scorta. E mi sento ancora figlia della strage di Capaci, un evento che ha segnato il mio vissuto di investigatrice. Tutto comincia lì, da quel cratere. E a raccontarlo, 30 anni dopo, sono proprio loro, le donne, gli uomini col passamontagna nero della direzione investigativa antimafia, un lavoro nell'ombra. Parlare poco e apparire mai. Il 29 ottobre 1991 veniva istituita la DIA. Era il sogno di Falcone, ma diventò realtà solo dopo il sangue di Capaci. Una polizia sul modello dell'FBI, specializzata nella lotta alla criminalità organizzata. Un gruppo unico interforze per indagare su mafia, camorra e 'ndrangheta, lo Stato che si fa squadra per sequestrare patrimoni e arrestare i boss latitanti. Nelle ore successive alla cattura, io ho assistito a una scena di un collega che ha offerto un panino al signor Bagarella Leoluca. E ricordo la risposta del signor Bagarella Leoluca: io panino vostro non mangio, io non mangio un vostro panino. Nell'atto di offrire il panino, noi abbiamo dato in quel momento l'immagine dello Stato, perché il nostro desiderio era proprio quello, confermare la forza dello Stato. Venerdì 29, in prima visione alle 21:20 su Rai 3, un film prodotto da Rai Cinema e 42esimo Parallelo racconterà, anche con immagini inedite, la storia della DIA, 30 anni di lotta alle mafie sul campo.